Yo Willers, buah a tutti e bentornati sul canale, come sempre qui è il vostro Alas che vi parla, piacere di rivedervi. 6 febbraio è uscita la nuova FW45 FW45 di casa Williams, la vettura che prenderà parte alla stagione 2023 del campionato mondiale di Formula 1 e noi siamo qui ovviamente pronti per il nostro classico giro, la nostra classica presentazione e il nostro classico shakedown della nuova vettura 2023. Siamo qui con la vettura numero 2 che in passato era stato impegnato da Stoffel Van Dorn e quest'anno è stato ripreso dal rookie americano Logan Sargeant e infatti siamo in quella di Miami. Avevamo già utilizzato il COTA per la presentazione della AS, quindi abbiamo scelto il nuovo circuito statunitense per la presentazione e lo shakedown di questa FW45 con appunto il nuovo pilota, il nuovo rookie, uno dei tre rookie della nuova stagione del campionato di Formula 1 2023. Io ovviamente, se vi piace questo tipo di serie, vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace per supportare il canale, commentate qui sotto, fatemi sapere cosa ne pensate della nuova vettura. Per quanto mi riguarda, una livrea ulteriormente migliorata, mi era già piaciuta nella passata stagione, non tanti miglioramenti, ma quel piccolo particolare nell'airscope con lo sponsor di Duracell che richiama appunto ad una pila è veramente un tocco di classe, masterclass da parte dei designer. Non l'avevo notato in un primo momento, poi quando l'ho notato veramente sono rimasto piacevolmente colpito. È un piccolo particolare, infatti non dà una grande modifica di voto in quello che è la mia valutazione della livrea, però mi piacciono questi piccoli dettagli, questi piccoli tocchi di classe. Quindi lasciate il vostro commento qui sotto al riguardo della nuova vettura. Fatemi sapere secondo voi se la Williams riuscirà a scalare la classifica oppure rimarrà nelle retrovie a lottare e soprattutto se siete nuovi sul canale io vi invito a valutare l'iscrizione e nel caso a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Ovviamente se non avete visto i vecchi video delle vecchie presentazioni, le presentazioni della AS e della RB19 di casa Red Bull, andate a recuperarli e spero in questo video di essere stato in grado di migliorare l'audio perché ho avuto in quei video molti problemi con il microfono e spero appunto di essere riuscito a migliorare questo fattore in questa presentazione. Andiamo a modificare qualche piccolo dettaglio nel setup della vettura e scendiamo in pista per un giro veloce sul circuito di Miami. Siamo nuovamente in pista per l'inizio della nostra brevissima gara shakedown della FW45, come sempre in griglia con le vetture già presenti nella mod più le vetture che sono già state presentate, quindi le due AS WF23 e le due Red Bull RB19 pian piano verranno inserite man mano che usciranno le nuove vetture in griglia e nel caso verranno eliminate le vetture già presenti nella mod per non avere un numero eccessivo di vetture in pista. Dobbiamo semplicemente modificare un po' il setup della nostra vettura e siamo pronti a partire dall'ultima posizione per questa Last Question Mark Challenge di shakedown della nuova vettura di casa Williams.
Ci siamo pronti alla partenza, le luci si accendono. Stavolta siamo in pista da soli con la Williams, perché nella mod che ho installato non è presente il nostro compagno di squadra Alexander Albon. Si spengono le luci, parte il Gran Premio. Molta cautela per noi, dobbiamo addirittura rallentare tantissimo. Proviamo ad infilarci con cautela, appunto. Provano a chiuderci a sandwich, fortunatamente disattivi ovviamente i danni alla vettura, perché altrimenti saremmo già dovuti rientrare ai box. Vediamo un po' se riusciamo a guadagnare qualche altra posizione in questa primissima fase del Gran Premio. Andiamo a rallentare tantissimo. Qui anche loro con gomma fredda. Rischiamo qua in questa zona della pista. Proviamo all'esterno ad uscire più forte per attaccare il nostro avversario. Cosa è successo? Come sono volati i nostri avversari? Andiamo anche al contatto con la Haas. Fortunatamente possiamo riprendere la marcia. Cosa succede con quest'IA qui? Su Assetto Corsa è inimmaginabile, veramente inimmaginabile. Andiamo a staccare profondi qui per provare a rimontare là davanti. Sicuramente sono già scappati, è successo qualcosa, ne approfittiamo. È successo di tutto prima del tornantino, ora zona lenta della pista. Sono curioso di sapere, siamo in sesta posizione secondo il nostro... la nostra barra delle posizioni, anzi nella barra delle posizioni siamo ancora in sedicesima. Ma là dove avete il calcolo delle marce potete vedere 7 su 16. Non attiviamo il DRS ovviamente prima del terzo giro. Quante posizioni abbiamo guadagnato, ma Max intanto sta già provando a scappare. Va un po' lungo il nostro avversario, ci avviciniamo in frenata. Proviamo a prenderne tutta la scia. Frenano molto prima rispetto a noi. Guardate quanta scia riusciamo a prendere. Sicuramente però non tentiamo l'attacco qui in fondo, perché altrimenti rischiamo davvero di farci buttare fuori. Guardate quanto rallenta addirittura. Proviamo ad infilarci all'esterno, ma alziamo il piede. Dobbiamo cercare di passare il nostro avversario il prima possibile per provare a rimontare là davanti. Guardate quanto sono lenti in questa zona veloce. Siamo molto più veloci. Dobbiamo uscire quanto più vicini possibili qui per provare a prendere tutta la scia. Non possiamo sfruttare ancora il DRS, ma ne prendiamo tutta la scia. Ora attiveranno loro il DRS, noi ci proviamo all'esterno. Dobbiamo staccare molto profondi. Purtroppo senza la scia non è facile. Proviamo a staccare profondissimi. Vediamo se riusciamo. Salta sul cordolo addirittura il nostro avversario. Andiamo anche un po' lunghi, ma il sorpasso lo abbiamo portato a termine. Vediamo se riusciamo ora a rimontare nei confronti dei nostri avversari. Purtroppo non mi ero reso conto, siamo al terzo posto in questo momento, quindi è successo qualcosa là davanti perché Verstappen non è più presente. Forse era lui ad aver fatto l'errore nell'incidente al tornantino. Siamo comunque in terza posizione, posizione sul podio, ma i nostri avversari sono veramente lontanissimi. Siamo praticamente a 3 secondi dai nostri avversari. Stiamo cercando di allungare nei confronti del nostro avversario alle spalle. Qui brutto errore, dobbiamo andare al taglio purtroppo. Dobbiamo alzare leggermente il piede e poi la perdiamo. E poi purtroppo la perdiamo. E ora ci giriamo, ci riprendiamo la quarta posizione. L'obiettivo era comunque il terzo posto, quindi lo abbiamo là davanti. L'obiettivo è il podio, quindi ci possiamo provare. Proviamo ad andare a riprendere il nostro avversario quando andrà ad iniziare il quarto giro della nostra gara. L'obiettivo rimane comunque quello del podio. Sarebbe il primo podio in queste... gara shakedown di presentazione delle vetture. Però dobbiamo andare a riprenderlo prima di poter attivare il DRS. Proviamo a staccare profondi qua in questa zona del primo settore. Teoricamente dovremmo essere in grado di avvicinarci tanto. Probabilmente la nostra gomma sta cominciando a cedere, perché vedo che comunque perdiamo tanto grip. E in più si stanno anche surriscaldando le nostre gomme. L'abbiamo ripreso con un po' di rischio, ma l'abbiamo ripreso. È lentissimo in questa zona mista. Dobbiamo assolutamente prenderci quel podio. Andiamo a prenderne ora tutta la scia. E poi nell'ultimo giro dovremo trovare il punto buono per andare all'attacco. Possiamo attivare anche il DRS qui, perché siamo sicuramente sotto il secondo. Vediamo se riusciamo a staccare profondi. Rallenta tantissimo. Arriviamo quasi al contatto. Dobbiamo assolutamente alzare il piede. Lo lasciamo andare via. Leader is on final lap. Attiviamo ancora una volta il DRS. Qui attenzione alla staccata, non andare troppo profondi. Decido di frenare molto presto. Guardate quanto sono lenti. Dovremmo essere noi così lenti ora con una gomma che dovrebbe essere molto usurata.
Ne prendiamo tutta la scia. Qui rallentiamo, alziamo molto il piede perché altrimenti andiamo sicuramente al contatto. Invece ci infiliamo, rischiamo. Dobbiamo ancora una volta alzare il piede per evitare il contatto. Qua possiamo uscire forte però. E stavolta avremo anche il DRS con tutta la scia. Ma credo di provarla più sul dritto. Sul lunghissimo rettilineo. Vediamo, dipende da quanto stacca forte qui. Dipende molto da quanto stacca forte qui lui. Stacchiamo fortissimo, andiamo molto lunghi per evitare qualsiasi tipo di contatto e ci prendiamo la posizione. E ora dobbiamo provare qui a fare la differenza perché loro sono molto lenti in questa zona. Andiamo con grande cautela, ma dovremo aver preso un gran vantaggio nei confronti del nostro avversario, che è lontanissimo. Quanto guadagniamo nella zona mista? IA che credo che sia al 95%. Probabilmente dovremo riaumentarla leggermente. E comunque non dobbiamo sbagliare qui in fondo, quindi andiamo a frenare con grande cautela, non c'è bisogno di forzare. E andiamo a chiudere la nostra prima gara di presentazione, shakedown delle vetture, al terzo posto. Finalmente per noi un podio in questa gara. Ed eccoci con i risultati finali, vince Scott Shaw davanti a Chess Nichols e il nostro Logan Sargeant, poi Lopez Perez in quinta posizione, però molto lontano, alla fine abbiamo terminato a 13-9, nonostante quel testa coda eravamo, se non sbaglio, a 7-7, abbiamo recuperato comunque, sarebbe comunque stato molto molto complicato per noi riuscire a recuperare nei confronti dei nostri avversari lì davanti che avevano guadagnato grazie a tutti gli scontri che erano avvenuti durante le prime fasi di gara. Quindi completiamo sul podio poi Perez in quinta, Dominguez, Kagan, Martindal e poi Magnussen e Hülkenberg, quindi teoricamente a punti le due as, mentre Verstappen partiva in pole e molto probabilmente, non ho visto ma credo sia finito fuori dalla gara. Ragazzi, se vi è piaciuta questa presentazione ricordatevi di lasciare un bel mi piace per questa serie, lasciate i vostri commenti qui sotto sulla Williams, sulle nuove vetture, su ciò che sta succedendo in questa nuova stagione, all'inizio, al preambolo di questa nuova stagione 2023, e ovviamente se siete nuovi sul canale il vostro supporto è fondamentale, quindi lasciate una buonissima iscrizione, vi ringrazio per questa buonissima iscrizione che state lasciando, è tutto gratuito vi ricordo, e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Io ancora una volta vi ringrazio per la visione e vi do l'appuntamento al prossimo episodio di presentazione vetture. Prossima vettura dovrebbe essere la nuovissima Alfa Romeo, vi aspetto alla prossima, ciao Wheelers! We'll